E allora a questo punto partiamo da questa prima giornata di, questa prima giornata di, appunto, della nuova, della 18ª legislatura. Una giornata che è iniziata così come previsto con le due sedute di Camera e Senato in parallelo, sedute che vo registravano le votazioni con le schede bianche, così come previsto, perché la trattativa per la scelta dei presidenti è ancora in corso. E poco fa però un colpo di scena, possiamo dire così, si apre lo scontro dentro il centrodestra, proprio a Palazzo Madama, dov'è per noi Valentina Antonello. Che cosa è successo, Valentina? Sì, buonasera. La svolta si chiama Anna Maria Bernini, il nome indicato mezz'ora fa, poco più, da Matteo Salvini come candidato per il centrodestra alla presidenza del Senato. Ricordate che Forza Italia ha puntato, continua a puntare invece sul senatore Romani, su cui permangono i veti del Movimento 5 Stelle. Un nome, ha spiegato Salvini, che serve ad evitare l'abbraccio tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, un nome che ha preso nettamente in contropiede Forza Italia. È partito un duro comunicato Martin firmato Silvio Berlusconi. I voti Ciglio. Martino. della Lega d'Anna Maria Bernini, c'è scritto, rompono la coalizione e smascherano il progetto di un Marzano. governo Lega 5 Stelle. Tant'è che nella seconda votazione con fumata nera ci sono state 57 schede con su scritto il nome della Bernini. La seduta è stata aggiornata domani mattina. Per il momento da qui è tutto, ci risentiamo più tardi.